Ripartita di dinamica generale Mantova Bondi Ferrara, siamo con coach Martelossi. Coach, prima di parlare della gara con Ferrara, parliamo un po' del momento degli Stinks. Sono arrivate tre sconfitte nelle prime tre partite, cinque considerando anche la Supercoppa. Se vogliamo, la cosa che non tranquillizza più di tanto l'ambiente e i tifosi è il fatto che siano arrivate a seguito di scarsi miglioramenti della squadra da una partita all'altra. A parte la gara con Treviso, è mancato sempre un po' di mordente, un po' di fame a questa squadra. Come ti spieghi il fatto che siano mancati dei miglioramenti poi evidenti da una gara all'altra? Ma intanto sono partite molto diverse come inizio, come andamento, come fattura tecnica, e quindi questo già di per sé è una spiegazione. È chiaro che evidentemente stiamo ancora facendo molta fatica ad adattarci alle situazioni. Abbiamo bisogno di essere più vogliosi di guidare una partita, più determinati nel guidare una partita, cosa che abbiamo fatto bene per molti tratti a Treviso, ecco, e quindi da lì poi parte un po' tutto il resto del discorso. Poi sei miglioramenti, è chiaro che su alcune cose sono più lenti, su alcune altre sono un pochino più veloci. La cosa importante è che nel lavoro settimanale stiamo crescendo abbastanza alacremente e stiamo pensando di portare poi prima o poi anche alla visione di tutti questa situazione. È chiaro che l'occasione di domenica è particolarmente stuzzicante. Un'altra osservazione riguarda il fatto che sono mancate, diciamo, due cose un po' opposte in queste prime tre partite, sia le prestazioni individuali, facendo alcuni nomi, ad esempio Amici e anche Corbett, che ha giocato 5 minuti domenica, si è acceso 5 minuti, poi si è rispento, e anche un gioco corale, se vogliamo, sia in attacco che in difesa, come poi hai anche detto te in diverse conferenze stampa. Quale aspetto vorresti che la tua squadra sviluppasse di più? Un'applicazione più a livello individuale o più gioco di squadra sia in attacco che in difesa per domenica? Ma secondo me hai fatto delle formazioni reali, ma che si elidono l'una con l'altra, nel senso che ovviamente nel momento in cui le prestazioni individuali non sono all'altezza delle qualità del riconosciuto del giocatore, poi è ovvio che diventa difficile anche giocare bene di squadra, tantomeno contro avversari di grandissimo livello. Ma non mi soffermerei molto sugli avversari, perché gli avversari di livello in questo campionato sono riconosciuti e sono tanti. Quindi il lavoro individuale, la presa di coscienza individuale, la determinazione individuale non può che ripercuotersi positivamente poi sul rendimento della squadra. È chiaro che dobbiamo trovare un fronte comune nelle difficoltà oggettive che ci possono essere in attacco per stringere i denti e realizzare qualcosa di difensivo, di solido, di concreto, anche dimenticandoci altre cose. Parlando invece della gara di domenica, che partite ti aspetti? Presentiamo un po' la partita, presentiamo un po' l'avversario. Mi sembra facile riconoscere in Ferrara una squadra di talento medio-alto, più alto che medio, soprattutto nei giocatori americani che danno un quid a livello di realizzazione e coinvolgimento degli altri. Quindi lì dovremmo incentrare molto l'attenzione su questo, e così pure incentrare per quanto possibile l'attenzione sulla loro imprevedibilità, perché loro hanno veramente capacità di essere camaleontici nelle soluzioni, nello sdoppiamento dei ruoli e così via. Però è chiaro anche che più di sempre dobbiamo concentrarci su noi stessi, dobbiamo concentrarci sulle nostre possibilità, le nostre qualità, le nostre capacità di coesione. E più di sempre l'idea è che deve essere un sistema che in questo momento obiettivamente c'è, ma non è collaudato a essere vincente, a essere determinato. Parto da una dichiarazione che mi ha rilasciato Amici questa settimana, dicendo che il problema è prima di tutto nel gruppo, perché si mette troppa pressione più di quanta gliene viene messa dall'esterno. Secondo te, come mai il nostro gruppo si infligge queste pene così in automatico, diciamo? E secondo te, se ti è già capitato un anno passato altre volte, come ne siete usciti? È una dichiarazione personale o di gruppo? No, di gruppo. Cioè, tutti sono venuti a dire la stessa cosa? Si mettono la stessa. Beh, lui si parlava. Si mettono. Cioè, vi mettete troppa. Ma è una cosa da verificare di molte volte, insomma.
è molto individuale questa sensazione, quindi secondo me le considerazioni di Ale sono relative molto anche al suo momento, a quello che ha prodotto in queste tre partite, che ovviamente non serve che lo dica io, insomma, per tutti non è un rendimento sufficiente. Detto questo, ma sai, io credo che si stia facendo un po' troppa reclama di questo aspetto qua. Alla fine dobbiamo giocare a pallacanestro, che è la cosa più bella del mondo, e per giocare a pallacanestro bisogna sicuramente fare cose semplici e divertirsi, e questo è quello che sarà l'unica ricetta per far meglio nelle prossime partite, evidentemente. Quindi penserei e spererei che chi ci segue si aspetti di vedere una partita di pallacanestro senza troppe preoccupazioni a latere, perché vabbè, l'hanno detto molte persone più sagge e più esperte di me, insomma, ma la pressione è ben altra cosa nella vita. Ci sono problemi ben più importanti, e anche nel rispetto di chi lavora, fa dei lavori più impegnativi, più pesanti e con orari diversi. Quindi la pressione lasciamo stare, pensiamo invece che la partita del pallacanestro deve essere un divertimento per chi ci vede, ma soprattutto noi dobbiamo viverla giocando a pallacanestro, e penso che questo sia l'aspetto primario di questa e di tutte le partite. Poi riguardo al fatto di altre esperienze di questo genere, è ovvio assolutamente che io personalmente ci sono passato, e anche molte volte, però sai, non, secondo me non c'è una ricetta univoca, perché sarebbe troppo semplice, probabilmente se no uno non arriverebbe nemmeno a quel momento. Quindi dipende molto dalle situazioni diverse, dalle sensazioni diverse del gruppo e sensazioni diverse personali. Certo è che più siamo ad avere vissuto questa esperienza, dico siamo nel senso che è capitato a me, ma come sarà capitato, come è capitato sicuramente anche a Jacopo, che avrà un'esperienza in questo senso, e anche ad altri giocatori di maggiore maturità. Quindi più siamo e più siamo in grado di trasferire tutto questo in maniera positiva, senza dubbio, insomma. Quindi ripeto, insomma, meno si parla, più si gioca, meglio. Eccoci con Jacopo Giachetti, a cui chiedo, considerando che sei l'ultimo arrivato circa un mese fa, se ti aspettavi, se ti saresti mai aspettato di ritrovarti dopo 3 settimane ancora a 0 punti, una squadra comunque che punta a traguardi molto elevati, con un talento molto elevato e molto diffuso. No, sicuramente c'è dispiacere per le 3 sconfitte, però sicuramente sono ancora più convinto che questa squadra è forte e possa far molto bene. Ovviamente le sconfitte portano un po' di negatività, diciamo, un po' di sfiducia nei propri mezzi, e quindi stiamo pagando un po' questo fatto. Poi alla fine siamo andati a giocare su 2 o 3 campi più difficili, sicuramente contro 2 grandi squadre, però a tratti abbiamo fatto una buona pallacanestro, quindi questo non basta, perché a questo livello, per essere dove vogliamo essere, non basta per portare a casa le vittorie, quindi sicuramente dobbiamo lavorare. Siamo un po' bloccati, diciamo, mentalmente, perché giochiamo un po' col freno a mano tirato, perché durante la settimana riusciamo a lavorare veramente bene, con grande intensità, a far bene le cose, poi arriviamo alla partita, c'è sempre un minimo, secondo me ci manca quella vittoria che ci toglie veramente un macigno dalla schiena, che alla fine, soprattutto per i più giovani che magari sono meno abituati a giocare questi tipi di partite, alla fine vanno a perdere un po' quella fiducia, quelle cose che normalmente fanno senza nessun problema. Quindi secondo me alla fine ci basta una vittoria per veramente prendere finalmente il nostro cammino. Ovviamente dobbiamo partire dalle piccole cose, da fare
da prendere fiducia dalle difese, dalle palle rubate, dai rimbalzi, dalla stoppata, dalla schiacciata, dalle piccole cose, partire per poi veramente esprimere tutto il talento, perché è una squadra sicuramente di grande talento in tutti i singoli. Poi abbiamo veramente la fortuna, io sono arrivato per ultimo, però ho trovato una squadra che ama passarsi la palla, e questa è una caratteristica difficilissima da trovare solitamente, perché è veramente la voglia di passarsi la palla è una caratteristica che poi alla fine, alla lunga, ti paga sempre, perché riesci veramente a coinvolgere tutti e cinque e trovi sempre il tiro migliore, e quindi anche in difesa poi ovviamente questa cosa si rifà, perché se tutti in attacco sono felici, toccano la palla, anche in difesa c'è la voglia magari di fare un passo in più per il mio compagno. Sicuramente è un aspetto molto positivo. Ovviamente siamo tutti molto arrabbiati, però allo stesso tempo bisogna trasformare questa arrabbiatura in carica positiva per domenica, perché abbiamo una bellissima opportunità dove alla fine c'è una partita molto sentita dal club e dalla città, e quindi abbiamo un'occasione stupenda. Quindi ci abbiamo in mano 40 minuti per fare del nostro meglio e cercare di portare a casa la vittoria, e poi da lì, senza dubbio, secondo me, veramente si inizierà a vedere veramente la squadra che lavora dal martedì al sabato con grande intensità e grande voglia di stare in palestra. Facendo un po' la stessa domanda che ha fatto Leonardo a Martelossi, partendo dalla dichiarazione di Amici in settimana, si è detto appunto che a suo parere la squadra si mette un po' pressione da sola durante le partite. Te personalmente condividi questa impressione? Ti sei fatto questa idea in queste prime tre partite? E poi ti chiedo una considerazione su Ferrara, sul gruppo che ha costruito, un gruppo che si è sbloccato domenica scorsa vincendo in maniera netta con Roseto. No, io non credo sia proprio una questione, credo sia più una questione di fiducia, perché poi alla fine, quando magari ti vengono a mancare quelle piccole cose, quei tiri che magari solitamente segni e vanno fuori per una, due, tre partite, la squadra perde, è più, secondo me, è più una questione di fiducia interna, perché poi alla fine la pressione, come diceva il coach, le pressioni sono alte, quindi alla fine abbiamo la fortuna di fare come il nostro lavoro, la nostra passione. Ovviamente non sempre vanno bene le cose, questo è un periodo dove magari alla fine a Treviso la potevamo portare via, la prima in casa magari abbiamo pagato un po' il debutto, un po' la tensione della prima partita. A Bologna ci siamo scontrati su uno dei campi più difficili contro una squadra con tanti giocatori esperti che dal primo momento hanno iniziato a mettere le mani addosso, a indirizzare una partita molto fisica, magari avendo un po' di fiducia in meno del solito abbiamo sofferto un po' da questo punto di vista, però alla fine credo che veramente la squadra ci sia, si è allenata bene anche tutta la settimana, ci stiamo allenando bene da un bel po', e quindi secondo me ci manca qualche piccolo episodio che ci dà veramente che ci fa scattare qualcosa, dove poi dopo alla fine piano piano tutta la squadra riesce a prendere fiducia, e alla fine non c'è nessun carico, nessuna pressione che possa distruggere. Invece parlando di Ferrara. Parlando di Ferrara, sì, ha fatto sicuramente un'ottima partita domenica, si sono sbloccati vincendo contro il Roseto, che ha iniziato molto bene, però secondo me più che parlare di Ferrara bisogna parlare di noi, bisogna pensare a fare le nostre cose con tutto il rispetto, massimo rispetto per Ferrara, per tutti i giocatori,
per chiunque venga domenica, però secondo me bisogna pensare alle nostre cose, a noi, a fare la nostra partita, a imporre il nostro ritmo e cercare veramente dal primo pallone di aggredirli 40 minuti e fare le cose più semplici possibili, sia in attacco che in difesa, e poi alla fine vediamo, però sono convinto che se entriamo con la giusta mentalità, la voglia di fare, magari sicuramente ci sarà qualche errore in più del solito, perché ci sarà qualche errore però sono magari errori di voglia di fare, voglia di uscire da questo periodo di 3 sconfitte e tutto, che magari alla fine ci dà la spinta per far bene e veramente toglierci questa cosa dalla schiena, che fa la presa soprattutto per quelli con un po' meno esperienza, alla fine quando vai a tirare, a fare un po' pesa. Quelli con meno esperienza li sentite tanto indietro nel percorso? No, perché lavorano bene e tutto. Ovviamente se lavori con 3 vittorie in fila o 3 sconfitte cambia, perché alla fine a livello di morale e tutto, però alla fine lavorano tutti benissimo. Ovviamente c'è bisogno che ognuno porti proprio mattoncino alla causa, ovviamente facendo quello che è chiesto dal coach partita per partita. In settimana tutti lavorano bene, con grande intensità, con grande voglia, ora dobbiamo trasformare questo lavoro in partita, portarlo in partita con la massima intensità, la voglia di passarsi la palla c'è, come dicevamo prima, e quindi bisogna portare soltanto la cattiveria positiva che magari tante volte ci è mancata, perché comunque rivedendo tutte e 3 le partite a tratti abbiamo fatto molto bene, perdiamo un po' dei blackout durante l'arco della partita, e quindi dobbiamo cercare magari di fare una partita lineare, magari con qualche errore ovviamente, perché tanto alla fine è impossibile non fare errori, però errori positivi, errori dove magari c'è un eccesso di generosità, un fallo per eccesso di aggressività, un fallo, cioè qualcosa di positivo, piuttosto che magari subire un parziale di 8-0, 10-0 o un'azione dove ci prendono 5 rimbalzi d'attacco, e sono quelle le cose da eliminare e cercare di trasformare tutto con l'energia positiva e cattiveria giusta. Certo, no, ma non era tanto riferito al lavoro in settimana, che non ho motivo di mettere in dubbio, era solo per sapere se caratterialmente li vedi ancora. No, con della strada da fare per arrivare, sì, sicuramente non so, devono lavorare a tuo livello, devono lavorare e rimanere lì. Ci saranno momenti positivi, momenti magari un po' meno, però alla fine devono rimanere concentrati sul lavoro in palestra e veramente devono essere l'energia per questa squadra, quindi trascinare il gruppo e portare tutto a un livello dove riesci poi in settimana veramente a ricreare il livello di magari un 5 contro 5 come veramente se giocassi contro Bologna, quindi a livello di intensità, di importanza, perché poi le partite, quelle importanti, le andiamo a giocare tutti, quindi alla fine più crescono in fretta, più hanno voglia di arrivare, quindi lavorare duro ogni giorno, e più la squadra sicuramente trova miglioramenti, perché un conto è veramente riuscire a fare un 5 contro 5 molto competitivo contro magari delle situazioni dove alla fine c'è qualcuno più indietro, e quindi anche il 5 contro 5 ogni volta magari pecca in qualche situazione, però non è il nostro caso. Certo. Torno un attimo a fare una domanda al coach,
tra l'altro Jacopo ti prego di non fraintenderla, anzi, anche perché non più tardi di 2 o 3 giorni fa avevo spiegato il prolungamento del tuo contratto al 31 dicembre. Ti chiedo, coach, come la situazione di Vencato, perché è ancora fermo, però se non la mia memoria non mi inganna dovremmo essere quasi alla fine, insomma, della sua periodo. Diciamo che gli ultimi responsi da un punto di vista clinico sono buoni, e quindi credo che la prossima settimana possa, ovviamente se non ci sono i topi, insomma, possa partire una fase di ripresa e di ripristino, che non so quanto sarà lunga. Ah, ok. Quindi deduco sia presto anche per fare un'ipotetica previsione per un rientro in campo. Ah sì. Sì, è meglio parlarne con più calma, ma soprattutto parlarne anche con chi di dovere, non solo con me, nel senso che io prima mi devo consultare. Ah no, no, pensavo le persone apposite. Cosa è andato fuori? Gli altri invece tutta la settimana filata liscia? Sì, abbiamo avuto anche piccolo problema. Non fare la prepartita come... intestinale. Sì. No, come con Candussi che aveva, quando c'era, penso, il dente, no, ha scavigliato, scusami, prima di Treviso. Beh, questa settimana ne ho una, infatti questa settimana no, quindi speriamo che sia abbastanza ben augurante. Ok, quindi sono tutti bene, tutti... Volevo solo una cosa, eventualmente, se mi permetti, completare, perché l'analisi di Jacopo era assolutamente esaustiva e forse è sicuramente più chiara ancora della mia, però volevo completare con 2 mie considerazioni, che sono queste. Adesso abbiamo tutti detto che abbiamo fatto 2 partite in trasferta in posti molto complicati, difficili, con anche rammarico della partita di Treviso, quindi a maggior ragione secondo me non sono un po' fuori luogo tutti questi allarmismi. Ora, al limite, se proprio dovevamo tutti, noi coach, giocatori, voi giornalisti, flagellarci o autoflagellarci dopo la prima partita persa con gli Easy, anziché dire magari ce ne siamo altre 29, è una partita pesante. Ok, questo è un dato di fatto. Il resto è un percorso naturale, e quindi non c'è nulla di strano, cercheremo di rimediare, però insomma le 3 sconfitte sono causate principalmente dalla prima, in quel modo lì ne abbiamo già parlato. La seconda cosa che non mi stancherò mai di sottolineare è perché è fondamentale per tutti, anche verso l'esterno, nei vostri confronti, nei confronti di chi ci segue, quindi anche gli spettatori, dare veramente una visuale ampia. Cioè, io ho il massimo rispetto del lavoro che stiamo facendo, della mia squadra, e sono assolutamente convinto delle potenzialità, mi fa piacere che siano condivise anche da Jacopo, ma ricordiamoci il tipo e il livello del campionato che stiamo affrontando, perché non se ne parla mai abbastanza. E comunque la nostra squadra è stata studiata in un certo momento estivo e non c'erano al momento questi tipi di avversari che abbiamo riscontrato anche domenica, per esempio. Una Virtus è una squadra di una qualità, dopo 3 giornate, una qualità altissima che l'anno scorso mai si era proposta, una squadra così di questo livello dopo sole 3 giornate. Ma vale per tanti altri esempi che possiamo fare, anche di squadre meno rinomate che prendono giocatori importanti, come pure squadre non promosse come Udine e così via. Quindi questo bisogna sempre considerarlo. Quando si vede il bicchiere mezzo vuoto perché manca qualcosa, bisogna pensare anche alla parte invece piena, per cui in un livello di questo campionato, quando mancano questi piccoli dettagli, questi dettagli di cui ha anche parlato Jacopo, ovviamente momentaneamente si spera, ma sono dettagli che fanno tutta la differenza del mondo, che possono incidere su una partita vinta o persa in più, e quindi succederà a molti altri anche in filare 3, 4, 5 sconfitte di seguito nel corso della stagione, perché è normale in questo livello di campionato. Questo penso sia la prima volta che sento dire, sia di persone che magari anche ascoltando la televisione, che l'allenatore avrebbe preferito critiche dopo una sola giornata di campionato. Sì, ma non è facendo terra, una cosa che... Sì, cioè, forse dopo una giornata, insomma.
No, non è tutto critico, ho detto che se dobbiamo flagellarci il problema è riguardo alla prima giornata, poi per il resto, quindi visto che tutti voi avete detto che erano due trasferte difficili e impegnative, a maggior ragione non è il caso di cadere in allarmismi per i risultati, invece bisogna analizzare le situazioni pratiche e sono quelle che penso che abbiamo un po' sviscerato tutti insieme stamattina e credo che siano quelle pregnanti, quindi mettiamo vicino considerazione nei nostri mezzi, mettiamo vicino capacità di stringere i denti, mettiamo vicino sopportare i momenti impegnativi tutti insieme, mettiamo vicino